Silvan, dottor Silvan, mi scusi se la chiamo sempre. Lei lo sa, per me è il mio primo esperimento. Io questo esperimento lo faccio perché ho letto tutti i suoi libri sulla magia, quindi la ringrazio. Io sono sempre un dilettante, lei mi capisce. È un neofita, vuol dire... No, sono siciliano io. No, volevo dire principiante, sono... che si accinge per la prima volta a fare un gioco di prestigio, ma quanto vedo si tratta di una grande illusione, perché lei ha portato una cassa enorme, veramente. Ho poteri magici. Ha poteri magici? Ho poteri magici. Beh, che cosa posso esserle utile? Ecco, le vorrei chiedere una gentilezza, così, una piccola cortesia. Certo. Mi può prestare per un attimo la sua deliziosa assistente, la Rossella? Per fare un esperimento? La voglio tagliare in tre pezzi. Guardi, voglio concedere la mia fiducia. Grazie. E sono sicuro che anche il pubblico che ci sta osservando in questo momento gli concede questa enorme fiducia, perché lei è talmente simpatico. Grazie. Che deve fare anche un gioco di prestigio bene. Rossella, prego. Rossella. Ecco Rossella. 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 Quando la vedo i miei palpiti aumentano. Rossella. Sono giustificati. Vorrei fare un esperimento con lei. La vorrei tagliare in piccoli pezzi. Veramente io mi fido solo di Silva. Rossella, questa sera veramente devi concederti per un gioco di prestigio anche al professore che abbiamo qui davanti. Grazie. Dilettante, ma... bravissimo. Se mi dà una mano. Prego, prego. Che devo fare? Che devo fare? Alzare la mano. Ecco il coperchio. Alziamo il coperchio. Prego, prego. Ecco. Così? Va bene? Ecco, benissimo. Scusi, guardi che questa è una cassa... Mi sembra molto complicata, guardi che non è così semplice come sembra. Beh, questa non è una cassa di quelle che usa lei, questa è una piccola cassa di risparmio. Lei deve capire, i mezzi mi mancano, ma il fluido c'è. Signorina Rossella, si vuole accomodare? Volentieri. Ha paura? Grazie. Non ha paura? Non ho paura per niente. Non ha paura. Non ha paura. Prego. Prego. Adagi la testa. Lei, prego. Adagi la testa. Tolga le mani. Non ha paura. Io invece un po' di paura ce l'ho. Perché se l'esperimento non riesce, che cosa racconterò ai figli, ai nipotini, ai parenti? Bene, ma allora, non si preoccupi. Passiamo al dunque. Adesso che cosa posso fare per lei? Ecco, io la vorrei tagliare in tre pezzi, però mi manca... Come si taglia? Lascia? Sì. Domenico, prego, facciamo le cose per bene. Ecco, lascia. Ai! Ai! Mannaggia! Mi dice lascia, no. Io la lascio, lascia. No. E lasciando lascia. Ho detto lascia con l'apostrofo. Vabbè, io... Lascia, la scure. Io... La scuro come? Ci devo fare l'ombra. Che devo fare? La scuro. Lei ha detto la scuri. La scure. La scure. La scure, che sarebbe... Lascia, con l'apostrofo. Con l'apostrofo. Serve per tagliare. Certo, la taglio. Non su. I boschi. Vabbè. La signorina. Mi assista. No, ma si concentri. Mi assista. Mi assista. Si concentri. Si concentri. E non è semplice. Si concentri. Su. Ecco. Bravo. Perfetto. Psst. Rossella, da questo momento non sentirai più niente. Vedrai! Ti taglierò in tre pezzi. L'esperimento sembra che riesca. Ma che fa? Ma che cosa sta facendo? Sì. Ma che sta facendo? È pazzesco. Ecco. È pazzesco. No. Riesce l'esperimento. Non deve fare. Senta, guardi, veramente, lei è un pazzo. Un momento. Lei è un pazzo. Ecco. Lei è un pazzo, io la lascio. Vale, non voglio assumermi nessuna responsabilità. Lei è un pazzo, ma non si fa. È un pazzo, signori, ecco un pazzo. Non sono un pazzo. Ma come? La frase quella magica. Salamin. Oh, ma che vi fottete? I salamin! Ma guarda un po'! Hanno lasciato solo!
Voi se ne andate, gli altri se ne sono andati. Rossella, vieni fuori. Andiamo, amore mio. Finalmente soli. Vieni, ti porterò con me. Andiamo.